Buongiorno a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Lumix Live dopo circa 3 mesi dall'ultimo appuntamento. E oggi siamo qua perché, come avete sicuramente letto dalla copertina iniziale e dal video che abbiamo visto, vi presenteremo più in maniera molto chiacchierata la GH5 Mark II, che è già stata pubblicizzata molto in questi giorni dal lancio che è avvenuto ufficialmente il 25 maggio, ma vi racconteremo anche della Lumix S50 mm, la nuova lente che è anche questa a giorni arriverà in negozio. Per farlo lo faccio come sempre con ormai il nostro ambassador più presente sulle live. Ciao Fabio. Ciao Luca, ciao, è sempre un piacere rivederci qui in diretta. Sì, La prossima volta la faccio dirigere a te, tanto ormai sei espertissimo. dai, Bene, invertiamo i ruoli. bene. I temi di oggi sono molto semplici ma molto importanti. GH5 Mark II, che tu hai avuto modo di provare in anteprima. Quindi cerchiamo di avere qualche tuo feedback dal punto di vista della qualità della macchina. So che con lo streaming non c'era ancora l'occasione di provarla perché stavamo sviluppando ancora l'app, che lo anticipo arriverà già da settimana prossima sull'App Store, quindi sarà possibile scaricarla e utilizzarla per fare streaming. E poi parleremo invece anche dell'S50 mm 1.8 che stavamo aspettando, che sicuramente è più pane per i tuoi denti. Sì. Allora, guarda, sì, ho provato la GH5 Mark II. Partiamo dall'impugnatura. GH5 Mark II, che è come impugnatura, come design, come estetica, è identica alla GH5 Mark I. È un'impugnatura che a me piace molto, guarda, anche perché alla fine ha una dimensione molto simile alla Lumix S5, però devo dire che a livello di impugnatura io preferisco la GH5 Mark II in questo caso. Sarà magari perché mi piacciono magari avere un'ergonomia un po' più grande, una macchina un po' più grande. GH5 Mark II, che quindi anche come tasti si presenta allo stesso modo, ha solo un tastino in più rispetto alla GH5 Mark I, ce l'ha qui sulla parte anteriore. Dal quale La per faccio cambiare, vedere subito, guarda. sì, ha quel tastino là Molto bene. in più vicino al rec rosso, dal quale ovviamente si può impostare il tasto, però come di default parte con la possibilità di scegliere il profilo colore, quindi possiamo passare subito da un profilo colore all'altro con quel tastino. Ovviamente è tutto personalizzabile come tutte le Panasonic, infatti appena mi arriva la macchina la prima cosa che faccio è personalizzarmela subito con tutti i tasti. A differenza della GH5 Mark I, abbiamo un 4K 50p a 10 bit, e il Vlog già installato su questa, il discorso streaming che è anticipato, ma una delle novità soprattutto è il discorso dell'autofocus. L'abbiamo provata in autofocus e c'è un nettissimo miglioramento, praticamente lavora in autofocus con lenti Lumix ovviamente. Come praticamente come le serie S, quindi come l'S1, come l'S5, come l'S1H. Quindi per quelle mie esigenze, dove vado in autofocus solo quando la macchina sullo stabilizzatore elettronico, veramente risponde molto molto bene l'autofocus. Bene, quindi diciamo che ho avuto modo di provarla veramente a 360 gradi per quanto riguarda l'offline. Per quanto riguarda invece l'online, la macchina è, diciamo che il punto forza di questa nuova macchina è sicuramente la possibilità di andare in streaming. Adesso vi condivido velocemente due slide, giusto per avere un supporto mentre ve la racconto passo passo. E comunque diciamo, la parte online è lo sviluppo più importante di questa macchina, che potrà essere fatta molto semplicemente in che modo? Banalmente utilizzando il vostro smartphone. Questo direi che sicuramente è la cosa più importante. Adesso carico subito le slide perché c'è stato un problemino tecnico, ma ci sono. Adesso le metto qua. Via. Caricate il live. Eccoci, quindi Lumix GH5 Mark II, noi ci trovate nelle parti basse delle slide così possiamo commentarla insieme, Sì, Fabio, assolutamente. mentre le scorro. Questa qua è un'overview della macchina che appunto, come vedete, il corpo rimane uguale a quello precedente, delle piccole finiture sono cambiate, tipo sotto la ghiera vediamo quell'anello rosso, oppure GH5 Mark II con due numeri romani in rosso. E poi che cos'altro è cambiato dal punto di vista dei pulsanti, quel bottone di REC rosso veramente grosso e, come diceva prima Fabio, anche un pulsante in più a fianco alla ghiera.
Che cosa c'è dentro la macchina? C'è lo stesso sensore del modello precedente, ma è stato migliorato il modo in cui questo lavora. Infatti, è molto più performante, lo vedremo anche nell'autofocus, ma soprattutto davanti al sensore è stato messo un filtro antiriflesso che rende le immagini più nitide e anche il colore della pelle ancora più naturale, che è sempre stato uno dei nostri punti di forza. In questo caso è stato ulteriormente migliorato dopo a distanza di 4 anni dall'uscita della prima GH5. L'autofocus è stato possibile migliorarlo fondamentalmente grazie a questa miglioria del sensore, del processore, che avendo più potenza ci permette di andare a inserire l'autofocus che troviamo ormai nel sistema S, quindi molto più performante per quanto riguarda la velocità e la precisione, ma soprattutto il riconoscimento degli animali, dei volti, degli occhi, delle persone messe di traverso o di spalle. Com'è la tua prima impressione? Soprattutto sul face detection veramente, cioè, va veramente molto bene. L'ho utilizzato, io utilizzo quando uso l'autofocus, quindi su gimbal, su stabilizzatore elettronico, lo utilizzo col face detection perché ho dei soggetti, tipo la coppia, magari parliamo nel 90% dei casi di wedding. Mi risponde veramente bene anche quando il soggetto è di spalle, poi si gira. Infatti, ho fatto un video dove cioè ho fatto delle prove dove, anche girando, anche quando il soggetto c'era le spalle, comunque mi rimaneva sempre il fuoco. Oppure lo utilizzo con un punto, cioè decido di avere un punto dell'inquadratura a fuoco, e anche in quel caso, ma va veramente molto bene. Quindi Molto bene. è tranquillamente utilizzabile, cioè Quindi anzi, diciamo che è già utilizzabile. è già un grande passo avanti rispetto al modello precedente, che ricordiamo è dell'aprile del 2017, quindi ormai sono passati 4 anni e è normale anche che sia più performante la macchina anche dal punto di vista del processore. Quindi abbiamo lo stesso firmware che troviamo sul MXS e il GH1. Sì. Che cosa c'è poi di nuovo? O meglio, che cosa abbiamo migliorato ulteriormente, sempre grazie anche al processore? La stabilizzazione, già ai tempi GH5, ma in generale Lumix sappiamo essere un punto di riferimento per quanto riguarda la stabilizzazione sul mercato, l'abbiamo ulteriormente migliorata sulla GH5 Mark II, in che modo? Portandola a 6 stop e mezzo di compensazione. Quindi veramente sia in ambito video che in ambito fotografico, se dobbiamo scattare con lunghe focali, sicuramente è un plus importante rispetto al modello di 4 anni fa. Ricordiamo che il Dual IS, quindi il sistema di doppia stabilizzazione di Panasonic, di Lumix, è un sistema che permette di stabilizzare sia il corpo che la lente e far sì che questi due si parlino, quindi stabilizzano oralmente su 7 assi, quindi non o solo 5 o solo 2, ma 7 perché si parlano. Questo è molto molto importante perché soprattutto nel mio campo dove lavoriamo comunque nel settore wedding, quindi andiamo veramente molto di corsa, avere una macchina con uno stabilizzatore elettronico, con uno stabilizzatore su sensore che funziona, che risponde in questo modo è fondamentale. Infatti da quando utilizzo Panasonic, cioè nell'ambito wedding, il monopiede l'ho quasi dimenticato, cioè ce l'ho in macchina, ma è molto raro che io lo vada ad utilizzare. Molto bene, saranno un po' meno contenti i Sì. venditori di accessori per questa cosa, però ben venga girare a mano, è anche più Sì, naturale, quindi. se devi fare dei rack lunghi è ovvio, ci si aiuta assolutamente, però quando invece andiamo nell'ordine di rack di 10 secondi, diciamo come media, 10-15 secondi, quindi e dobbiamo spostarci molto, meglio andare a mano libera, cioè si ha molta più versatilità, è inutile, velocità, comodità. Abbiamo poi migliorato anche chiaramente la parte video inserendo nuovi formati di registrazione. Qua vi lascio un attimo la schermata perché chiaramente c'è una sfilza di possibilità. Sicuramente l'occhio cade su quelli rossi che sono appunto gli aggiornamenti, 4,12 bit l'intra per 400 MB per quanto riguarda il cinema 4K a 30p o 4,210 bit per esempio a 200 MB in 60p. Comunque sono tutti formati di registrazione. Troviamo in più rispetto al modello precedente, ma la cosa più importante è che questa macchina non ha limiti di registrazione. La macchina è veramente, diciamo, la costruzione del corpo è veramente perfetto. Quindi non è. Infatti, ogni volta che mi arriva una macchina, la prima cosa che faccio, una delle prime cose dopo impostarmi tutti i tasti, è inserire una scheda da 128 giga, andare a massima risoluzione e portarla a riempirla tutta, proprio perché voglio capire anche appunto l'affidabilità di una macchina, cioè io vado, magari invece di fare un matrimonio, vado a fare un lavoro dove devo registrare un'ora, un'ora e mezza, 2 ore di seguito, poi uno dei primi test che faccio
vedere la macchina come risponde, e su questo abbiamo pienissima affidabilità al 100%, quindi. Io posso dire che tutti i prodotti demo che ti diamo in test tornano funzionanti, quindi vuol dire che non si brucia. Questa cosa è fondamentale. Molto Aspetta, bene. ogni volta li provo quasi sempre anche con il firmware, diciamo, di pre-serie anche, quindi. Sì, perché solitamente quando ti arrivano sono versioni magari proprio basiche, dove non hai ancora Sì. E la massima performance della macchina. comunque Quindi, funzionano, quindi. bene, bene. L'altro punto fondamentale chiaramente è il fattore crop, che non c'è in nessun caso quando si registra con questa nuova macchina, quindi utilizziamo sensore a pieno, in lungo e in largo a seconda chiaramente delle esigenze di formato, e possiamo registrare sia su scheda che esternamente utilizzando un display esterno con SSD integrato, possiamo andare a registrare simultaneamente. Anche qua vi lascio un attimo la slide per vedere che tipi di formati possono registrare in simultanea, però abbiamo allargato anche in questo caso la possibilità, le scelte per i professionisti. Non so, Fabio, se tu l'hai utilizzata questa funzione quando è arrivata la macchina, se hai avuto modo. Allora, no, ho registrato solo internamente, ho provato tutti i formati che avevo, dal 4K a 50p al 25p al Full HD allo slow motion. Esternamente no, non, questa è una cosa che non ho provato. Comunque c'è anche questa possibilità per quando ti ricapiterà di poter utilizzare la registrazione simultanea. Poi. Una cosa che ho notato è stata anche la maggiore gamma dinamica. Sì, la gamma dinamica è aumentata di un terzo grazie al miglioramento delle prestazioni del processore e sensore. Quindi semplicemente lavorandoci sopra è migliorata di un terzo. Questo qua sì, non l'ho specificato È prima. che è un bel passo, un terzo in più di gamma Beh, un dinamica. terzo sì, Già. senza avere un upgrade fisico-tecnologico, nel senso comunque avendo lo stesso sensore-processore, ottimizzando le performance, è sicuramente importante. E cosa ancora più importante è che il V-Log su questa macchina è integrato, quindi differentemente dal modello precedente lo troviamo dentro. Il V-Log ormai abbiamo L, che ormai abbiamo imparato a conoscere benissimo, con 12 stop di range dinamico, direi che è un buon plus proprio dal punto di vista dell'acquisto, se vogliamo proprio metterla in maniera pratica, abbiamo già il V-Log integrato. V-Log che ricordo che grazie al V-Log View Assist potete utilizzare anche inserendo delle LUT che possono essere anche scaricate dalla Varicam LUT Library, ci sono circa 35 profili, scaricate le LUT e le inserite con la scheda SD all'interno della macchina, per avere già un preset di colore finale durante la registrazione. No, infatti l'abbiamo utilizzata in questo modo, cioè comunque in V-Log con la Lutrec 709, perché hai quella comodità unica, nel senso che hai già più o meno una visione di come sarà la ripresa, anche se solo in REC 709 senza il tuo grading, però comunque è molto più comodo lavorare con un monitor, con un finder dove vedi contrasto, saturazione per andare anche a fare il fuoco, quindi proprio a livello di comodità dell'utilizzo del mezzo. Abbiamo inserito nuovi profili, non so se hai provato anche questi, sono profili più vivaci o comunque bianco e nero o cine-like di 2v2, quindi questi qua sono anche qua un supporto al videomaker che vuole già avere un profilo colore di un certo tipo in fase di registrazione. E passiamo poi invece al punto più forte della macchina, che è il wireless streaming. Come funziona? Banalmente io, se con solo utilizzo dello smartphone e dell'applicazione Lumix Sync, che ripeto verrà aggiornata settimana prossima per poter utilizzare Jack A5 Mac 2 in streaming, io semplicemente dallo smartphone posso accedere ai servizi di streaming di Facebook, YouTube o semplicemente con una chiave RTMP e RTMPS poter andare in streaming anche su altre piattaforme. Quindi direi che la semplicità è il punto fondamentale di questa macchina. E vi posso garantire che è veramente uno streaming di assoluta qualità che è facile utilizzare ovunque, perché se con il vostro smartphone, anche se siete in spiaggia, vi prende il telefono, chiaramente la rete 4G o 5G tra poco potrà essere utilizzata con l'aggiornamento firmware. Potete andare direttamente in streaming anche in spiaggia senza dovervi portare una saponetta wifi o attaccarvi comunque un wifi locale. Questo è uno degli aspetti, secondo me, più interessanti di questa macchina.
infatti, vabbè, io non l'ho potuto provare perché non era ancora, però per chi fa streaming, e diciamo che stiamo andando molto nella direzione del live streaming, è una funzione molto, molto importante. Mentre tornando ai profili, io ho provato il vlog, ho provato un bianco-nero, ho provato poi il Cinelike D2, che insieme al vlog, è tra i due profili che utilizzo di più, perché mi trovo davvero molto molto bene, sia col vlog o con il Cinelike D2, profilo che mi piace tanto. Sì, la cosa più interessante, beh, oltre alle varie migliorie della macchina, comunque la stabilizzazione, abbiamo detto, la possibilità di avere lo streaming, nuovi profili colore, è che comunque la macchina, che ve la rifaccio vedere qua, è sempre stata una macchina molto molto versatile, già di per sé, perché è leggera, portabile, comunque qualitativamente tira fuori dei file importantissimi. Adesso gli diamo una funzione in più, quindi non solo per i video creator che magari hanno un budget, non possono arrivare ad avere dei prodotti più professionali o magari hanno altre esigenze, si può andare tranquillamente a utilizzare questa macchina anche per fare webinar live, dirette, che so benissimo che nel mondo del videomaking nell'ultimo anno e mezzo è diventata una realtà affermatissima. Quindi la versatilità di questo prodotto è indubbiamente la cosa più interessante di questo nuovo sviluppo di GH5. Sì, no, infatti, che poi ci sono anche, al di là di queste funzioni, ci sono anche funzioni che ha tipo la S1H, tipo il discorso dei file frammentati quando si fanno lunghe registrazioni, che ogni minuto ti fa un file per la sicurezza. Quindi è veramente un prodotto molto, molto versatile, cioè da 360 gradi. Sì, esatto, poi adesso non ho messo tutti i dettagli chiaramente sulle slide perché Vabbè, sì. volevo essere molto più light nella presentazione, però c'è da dire che anche il monitor è molto più definito. Diciamo che abbiamo inserito il monitor della S5, infatti non è da 3 pollici 2, ma da 3 pollici, ma ha più punti, è più definito, ha più punti, 1.840 contro 1.620. Quindi comunque anche il monitor posteriore ha una qualità di molto superiore. Proprio lo si percepisce subito appena si accende la macchina. Cos'è cambiato poi? Inoltre è cambiato anche la batteria. Qua stiamo tranquilli perché la batteria nuova è la BLK22, ma è possibile utilizzare la batteria precedente. Quindi i possessori di GH5 che volessero fare un salto al GH5 Mark II possono tranquillamente mantenere le loro batterie e avere chiaramente la possibilità di utilizzare BLK22 che è più performante perché chiaramente è di una durata maggiore, arrivi fino a 120 minuti, 160 minuti a seconda dei formati ed è la stessa batteria di S5. Quindi direi che anche magari chi ha la combo GH5 Mark 2 S5 può utilizzare le stesse batterie. Lettura No, schede infatti, SD. no, infatti dicevo, la durata della batteria ne avevo una e tranquillamente non sono mai arrivato a portarla al termine, quindi batteria che dura. Si vede la differenza di batteria, quindi si percepisce molto. E poi Sì. vabbè, il doppio slot SD che era già presente nel modello precedente, è capace di utilizzare, è compatibile con le schede UHS 2 di 90, quindi massime performance per entrambi gli slot. Solitamente uno slot è più performante dell'altro, in questo caso abbiamo due slot di assoluta importanza. Cos'altro c'è dentro la camera come upgrade interessante? Sicuramente l'USB Power Charging, l'USB Power Supply, quindi che ho scritto 2 volte uguale oltretutto, quindi la possibilità di caricare la macchina con l'USB, ma anche la possibilità di alimentare la macchina mentre la sto utilizzando senza dover utilizzare magari una finta batteria o comunque essere attaccato a una presa a muro perché posso tranquillamente utilizzare un power bank per farlo. Sì, anche queste sono funzioni molto, molto importanti. Cioè, io che sono spesso fuori per lavoro, ora riniziamo di nuovo a fare un bel po' di viaggi. Capita spesso quindi magari di mettere una batteria sotto carica nel caricabatterie e l'altro con un altro cavo. Con la batteria in macchina ti ricarichi l'altra batteria, quindi tutto molto pratico, molto importante. Bene, molto bene. E adesso facciamo un attimo una pausa sul prodotto. Parliamo di te. Diamo un po' di tempo, diamo un po' di tempo alla gente di assimilare un po' le informazioni. Vediamo nel frattempo se arrivano anche qualche domanda. Ci sentiamo trimestralmente ormai per fare un aggiornamento sui progetti. Quindi sta diventando una Sì. fiction questa tra Fabio Stanzioni e gli utenti di Facebook Lumix.
A cosa stai lavorando adesso? Soddisfazione, Covid, dipende. Cioè, prima Allora, cosa, il mercato sta riprendendo, il mercato per voi professionisti, intendo, guarda, sono ovviamente. stato in 15 giorni, sono stato prima a Napoli per lavoro, ho fatto un workshop lì a Napoli, poi sono stato 8 giorni in Belgio per lavoro, parliamo di video con i cavalli, cavalli arabi, e poi sono stato 3 giorni in Piemonte per un matrimonio, per un wedding. Quindi diciamo che stiamo riprendendo a pieno regime quello che un po' sono i vari settori che vado a coprire, quindi dal discorso della formazione, dei workshop, al discorso dei wedding, sia di wedding di italiani sia di destination wedding, e poi anche il discorso di spot commerciali che negli ultimi 2 anni erano aumentati di un bel po', mi portavano spesso anche all'estero, però poi a febbraio è arrivato, febbraio dell'anno scorso è arrivato il Covid, per ora diciamo che dobbiamo rimboccarci le maniche e ripartire e riprenderci il tutto. Beh, almeno qualche buona notizia per sapere che pian piano riparte è sicuramente positivo. Intanto inizia Sì, ad arrivare sì. qualche domanda, ma è incentrato sulla S, quindi aspetto ancora un attimo a raccontarvela, a leggerle, perché voglio poi annunciarvi appunto la nuova lente che abbiamo in realtà già annunciato in qualche comunicato ufficiale o comunque in qualche presentazione ufficiale di Lumix a livello globale. E volevo raccontarvi invece che su GH5 Mach 2, per il lancio, che quindi dovrebbe arrivare ai negozi tra circa 10 giorni la macchina, più o meno, per il lancio è prevista una promozione. La promozione potete fin da subito andare a vederla sul sito internet di Panasonic, ma ve l'anticipo: avrete la possibilità, acquistando la macchina entro il 31 agosto 2021, quindi da quando la macchina arriva in negozio a quando la macchina a fine agosto 2021, quindi il 31 agosto, registrandomi sul sito Lumix Italia, di avere in omaggio un 25 mm 1.7 e una batteria in più, quindi una BLK22. Diciamo un regalo che Panasonic fa, Lumix fa ai primi acquirenti, del valore di 233 euro. Quindi direi che per i primi acquirenti, quelli più fedeli al brand o più interessati a questo nuovo tipo di prodotto, è sicuramente interessante andare a acquistare la macchina entro il 31 agosto. Dopo il 31 agosto, fino al 15 settembre, si potrà riscattare il premio. Quindi il premio puoi riscattarlo da quando prendi la macchina al 15 settembre. E è molto semplice, basta seguire il regolamento che trovate sul sito e vi arriverà a casa subito la lente e la batteria. Quindi trovate tutte le informazioni sul link nel primo commento della diretta, sia per quanto riguarda la parte tecnica di GH5 Mach 2, andate direttamente sul sito a vedere la scheda, sia per quanto la promozione. E poi Passiamo adesso. una lente con quale ci si può fare tutto il 25 mm, Sì, che 25 mm, diventa poi be 50. bello luminoso, definito, leggerissimo, quindi Sì, corpo sì. leggero, lente leggera, più quello che se comprate il kit o avete altre lenti, sicuramente avete già due o più lenti 24 terzi, e poi la batteria in più, che se abbiamo detto che dura tantissimo, se ce ne aggiungiamo un'altra, siete a posto. Allora, no, sarebbe la mia focale preferita, perché su full frame diventerebbe un 50 mm, quindi Bene, sarei a posto. e poi, cosa importantissima che ci tengo sempre a sottolineare, è che con questo lancio non ci fermiamo. Abbiamo sempre un po' questo. Abbiamo sempre un po' questi utenti che ci chiedono: amico 4 terzi, muore, non muore, che si fa, cosa non si fa. Io ho sempre detto molto trasparentemente che il amico 4 terzi va avanti. Ed è vero, l'abbiamo sempre dimostrato, magari lanciando fuori prodotti, lenti, e quest'anno addirittura non solo abbiamo lanciato una nuova macchina e arriverà una nuova lente, ma abbiamo già annunciato che uscirà tra fine anno, inizio anno prossimo, una nuova GH, che sarà la GH6, che chiaramente sarà il nostro punto di riferimento del mercato amico 4 terzi. Quindi GH5 Mach 2 è un rivoluzionare un prodotto già esistente e metterlo al passo coi tempi, dandogli un bel boost. GH6 sarà quella che invece tutti aspettano e che negli ultimi 2 anni di dirette mi hanno chiesto puntualmente tra i commenti. Quindi questa volta vi anticipo, non vi lascio questa possibilità di farmi questa domanda, e GH6 arriverà, posso dirlo ufficialmente, GH6 arriverà, senza essere licenziato in tronco dall'azienda. Così farai tutti felici, visto che lo chiedono da 2 anni, appunto.
Esatto. Adesso ti aspetteranno sotto casa perché magari sicuramente te la manderemo da provare in anteprima, quando sarà il momento giusto, e ti rapiranno sotto casa insieme alla macchina. Ah, sì, sicuro. Ma non siamo soltanto, non parliamo soltanto di micro 4 terzi, perché quest'anno stiamo rilasciando veramente un sacco di novità tra macchine, lenti, ma anche aggiornamenti firmware. E il nostro parco ottiche si amplia. Abbiamo nel Mount Alliance, che sappiamo essere questo accordo tra aziende per avere un grandissimo parco ottico di assoluto, di altissimo livello, ma come Lumix S-Series siamo arrivati ad avere 10 lenti in questo momento. Stanno uscendo sul mercato alcune adesso, alcune arriveranno a breve. Ma al momento ne abbiamo annunciate 10. L'ultima annunciata è questa qua che vedete adesso cerchiata, il 50 mm 1.8, che arriverà a brevissimo nei negozi. Seguo la filosofia di queste quattro lenti, che ormai ho ripetuto allo sfinimento, perché è importante capire qual è il vantaggio di avere queste lenti, tutte che hanno la stessa dimensione, la stessa misura del filtro, tutte resistenti a polvere, spruzzi a basse temperature, e il peso praticamente quasi identico, ed è un vantaggio assoluto per chi utilizza gli stabilizzatori esterni, perché ti permette di Sì. poter cambiare la lente senza dover ritirare lo stabilizzatore. Quindi questo direi che è molto importante. Fabio, Allora, cosa ne partiamo pensi di questa scelta? dal discorso che il 50 mm è la mia focale preferita e magari chi mi segue da un po' lo sa benissimo, quindi sono andato a nozze appena l'ho avuta. E appunto è piccola e compatta come le altre, anche sulle S1H, che magari è un corpo un po' più impegnativo, va veramente di tanto ad alleggerire la macchina, quindi ci lavori tranquillamente. Ma sull'S5 diventa proprio la coppia perfetta, perché io che lavoro sempre con due macchine a tracolla, mi trovo questa S5, questa seconda macchina con il 50 mm, e ha il tutto a 1 kg. E su gimbal anche, quindi hai un peso molto minimo, ma soprattutto hai un'immagine veramente di qualità elevata. Abbiamo un'ottima nitidezza, una buonissima nitidezza sul punto di fuoco, ma abbiamo anche una sfocatura molto gradevole, molto bella, molto simile anche appunto all'85 mm della stessa serie. Quindi su questo look, questo sfocato, questo bokeh un po' tra virgolette, diciamo vintage. Fatemelo passare, perché se c'è la luce giusta va a ricreare quel bokeh un po' circolare che a me personalmente piace molto. E, come ho detto, la qualità dell'immagine è veramente molto bella. E poi ripeto, il discorso è quello, proprio il discorso di avere una camera, cioè una lente che peserà circa 300 grammi, quindi molto molto compatta, che va a sposare la filosofia delle mirrorless, quindi di avere anche un peso minore insieme. Ah, Molto. e l'ho utilizzata anche, già un matrimonio, però anche un paio di lavori di shooting. Su uno shooting l'ho utilizzata solo con l'S5, solo sul gimbal. Quindi ho fatto tipo 30-40 immagini con il 50 mm, sempre a f1.8, quindi una buonissima apertura, sia se abbiamo bisogno di luminosità, ma anche se abbiamo bisogno di creatività, quindi per avere molto sfocato dietro. E utilizzandola sul gimbal, utilizzata sempre in autofocus continuo, o face detection, o sul punto di fuoco centrale, e autofocus che mi ha risposto veramente molto molto bene, assolutamente. Bene, bene, mi fa molto piacere vederti entusiasta di questa cosa. E parlando sempre di lenti S, ah no, no, prima devo dire che mi hanno fregato ancora, perché Clara, mentre stavo dicendo questa cosa da GH6, Ah, ho ha letto. chiesto la GH6, quindi anche questa Sì. volta non ce l'ho fatta. Quindi Clara, la GH6, come detto pochi minuti fa, arriverà a fine anno, inizio anno nuovo, e sarà una macchina decisamente più performante, con delle caratteristiche molto più professionali rispetto a GH5 Mark II. È un'utenza ancora più alta per chi ha bisogno di esigenze ancora più importanti rispetto a una GH5 Mark II. È un altro tipo di macchina, quindi arriverà. Cosa posso esplorare di questa macchina? Creiamo un po' di curiosità. 4K 120p, bam, così. O 6K 60, e poi basta, perché sennò tutto quello non mi hanno mai licenziato fino adesso, ma lo faranno dopo questo spoiler. Quindi Ecco, sì, qual 6K sicuramente arriva. 50p è tanta roba.
Esatto. E poi un 4K 120p che comunque sappiamo che è sempre stato richiesto. Peppe Cafà ci chiede, anzi ci dice che vuole il 35 mm, che mi sembra Sì, essere anche... me lo scrive un giorno sì, un giorno no. Peppe, non far impazzire Fabio, che anche lui dall'altra parte continua a chiedermi un giorno sì, un giorno no, quindi mi sembra il 24, quindi alla fine è una catena. Invece Luca Ferrari si dice essere davvero soddisfatto dell'acquisto di S1 e vuole sapere nel 2022 se ci saranno novità o eventuali sì, novità dal punto di vista della serie S per poter affiancare un nuovo corpo alla S1. Al momento non possiamo dichiarare nulla, però come vedete siamo sempre in fase di lancio di nuove macchine, quindi non ci fermiamo mai sia su 4 terzi sia sul full frame. Però direi che S5, tu Fabio usi S1H e S5. No, S5 comunque è una bella macchina da affiancare, anzi, assolutamente l'alternativa light è molto l'S5 interessante. io la consiglio a tutti, cioè, a parte che poi tranquillamente si può utilizzare come primo corpo, assolutamente, però chi ha già un S1H o un S1 e vuole un secondo corpo, io consiglio l'S5 perché appunto è un corpo che ha le stesse potenzialità, ovviamente ha qualcosa in meno rispetto all'S1H, anche all'S1, però più piccolina, quindi tipo su gimbal molto più comoda, ma anche perché hai un peso minore al di là del gimbal, comunque da avere addosso, però l'S5 è la seconda camera perfetta, secondo me, ma ovviamente può essere anche una prima camera. Bene, bene. E qua ci chiedono ancora quando Cesare chiede quando si potrà acquistare a 50 mm, che è veramente da breve, perché sta arrivando nei negozi, direi anche questo qua a giorni. E invece, Diego, 24 mm F1.8 uscirà nel 2024. Ci avevamo pensato per una questione di assonanza 24-24, però no, lo facciamo uscire entro quest'anno. Quindi entro quest'anno lo comprerai tranquillamente. E abbiamo dichiarato comunque, scherzi a parte, che tutte le lenti compatte che vi ho illustrato prima usciranno dentro l'anno fiscale 2021 giapponese, che quindi per noi vuol dire tra aprile e marzo 2021 e marzo 2022, quindi nei prossimi 6 mesi, una volta uscito il 50 mm, nei 6 mesi successivi usciranno le altre due lenti. Quale delle due esca prima, non ve lo so ancora dire. Davide, che saluto perché lo conosco personalmente, Davide Costantini, penso di prenderlo questo 50, se si comporta come l'85 mm sarà uno spettacolo. No, confermo, Fabio, conferma. si comporta come l'85. Io che sono innamorato proprio del 50 mm come focale, è una lente da avere, poi soprattutto per il discorso, anche in altri lavori, ma per il discorso wedding io penso che queste quattro lenti sono fondamentali perché appunto hanno tanta qualità, però sono anche gradevoli come sfocato, come bokeh, perché è importante la nitidezza, però deve essere importante anche la bellezza dell'immagine e poi il discorso che sono piccole, quindi sono molto comode per chi fa wedding o magari documentari, si sposta molto, viaggia, anche quando ti sposti in aereo, avere lenti più piccole fa tanto, fa la differenza anche per il bagaglio. Bene, quindi tra le cose, Davide, credo che sia un tuo conterraneo, non so se lo conosci, Sì, Davide. Alla fine È più ormai. terrone di me, perché è più Bene, assurdo di me. ormai manca poca terra da te al mare, quindi. No, comunque, bene, mi fa piacere che ci sia questo interesse per le lenti, sappiamo che sono importanti per il mondo del videomaking, ma anche per la fotografia, chiaramente, e usciranno alla fine. Se ci pensate, sono 4-5 lenti della serie S in 12 mesi. È un bel ritmo, tenendo conto pandemia, canale di Suez, che il suo danno a livello di trasporto l'ha fatto. E comunque sappiamo benissimo che c'è un problema a livello di approvvigionamento per quanto riguarda qualsiasi categoria merceologica. Ci sono un sacco di problemi in questo momento, perché c'è tantissima domanda. E chiaramente non si riesce a soddisfare con l'offerta attuale. Che altro vi possiamo raccontare di interessante? Io vi ricordo sempre che Lumix Pro Service è il nostro servizio di assistenza professionale che vi permette di poter avere un'assistenza prioritaria per chi ovviamente dovesse
fosse possessore di prodotti come GH5, GH5 Mark II, G9, piuttosto che GH1 e tutta la serie S. Il Lumix Pro Service vi permette di avere un'assistenza migliore a seconda di quante macchine o lenti avete a disposizione. Basta andare sul sito di Lumix Pro Service Italia, vedete il regolamento con le varie opzioni e potete sottoscriverlo. Al momento questa sottoscrizione è gratuita e vi porta ad avere, nel caso in cui voi abbiate il vostro corredo tre corpi e cinque obiettivi, vi porta ad avere la possibilità di avere assistenza anche fuori dai confini italiani in tutti gli stati aderenti, quindi i più grandi stati europei, ma come America, Giappone e altri stati che trovate comunque sul sito. Quindi questo qua è un servizio professionista che Lumix fa a livello globale. E che vi suggerisco. Fabio, poi volevo parlare di un'altra cosa, Vai. mentre i nostri utenti ci scrivono, ci fanno domande, volevo far vedere un tuo video fatto col 50 mm, non solo per l'utilizzo del 50 mm, ma anche per l'utilizzo dei vari profili colore. Sì. E Lo mando subito anche per così. l'utilizzo dell'autofocus, E perché anche tranne le l'utilizzo prime due autofocus, clip, giusto? le altre sono tutte in autofocus, tranne le prime due o tre clip. Lo mando subito e Sì, lo commentiamo. possiamo commentarlo, certo. Sì, perché praticamente abbiamo le prime immagini. Allora, ora inizia. Ecco, le prime immagini che sono fatte a mano libera. E qua magari si vede anche il discorso stabilizzazione. Sono fatte a mano libera, sempre con sì, S5 e 50 mm. Ho fatto qualche clip in vlog e poi dopo qualcuno ci sarà in CineLike D2 con il consecutivo color grading. Quindi queste qua sono a mano libera, queste iniziano a essere clip di un video che ho girato anche con altre lenti, però qui ho messo solo quelle col 50 mm, sono tutte girate, tranne quest'altra, quelle dove c'è la coppia, sono tutte girate in autofocus. Quindi abbiamo la possibilità di vedere sia la sfocatura in molte immagini, quindi questa sfocatura molto gradevole, molto bella, e poi il discorso dell'autofocus che S5 più questo 50 mm è veramente utilizzabile molto sullo stabilizzatore in autofocus. Perché va tutto veramente, cioè risponde benissimo. Cioè lei mi è molto vicina e si gira, corre addirittura, come possiamo vedere, e l'autofocus è sempre perfetto. A me piacciono sempre molto questi video dove si vede effettivamente il cambio del profilo, cioè rendono veramente l'idea di che cosa fa la macchina, il processore, il sensore. No, 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 infatti, tutta la gamma dinamica. Poi qua, peccato che dopo un po' il sole è andato via, praticamente è arrivato tutto un bel nuvolo, cioè tutto coperto, perché con il sole, ovviamente, dietro i soggetti si sarebbe vista ancora di più la bellezza del bokeh di questa lente, che è davvero notevole. Però dove cioè si nota, soprattutto sul verde, si nota davvero, si apprezza molto la bellezza di questo obiettivo. E anche la qualità sul punto di fuoco. Tipo sul volto di lei, di lui o di entrambi quando sono insieme. Questo video, per chi volesse rivederlo, dove può trovarlo? Su YouTube, io ho le mie recensioni, i miei test sono tutti sul mio canale YouTube. Mentre sul mio sito, sul mio Vimeo, lì ho, diciamo, i video, tra virgolette, ufficiali. Bene, così se vogliono vedere più che altro sì, 50 mm, il profilo colore, la stabilizzazione, possono riguardarlo con Sì, sì, calma, sì, sì, sì. che non fanno male. La prossima volta mi ricordo di metterlo prima tra i commenti della diretta, così possono direttamente cliccarci sopra. E un'altra informazione che, o meglio, un altro messaggio che io voglio far passare per quanto riguarda Lumix è che, come sempre, noi costantemente aggiorniamo la vostra attrezzatura con firmware che danno degli upgrade importanti, totalmente gratuiti. Avete visto che di recente sono usciti dei nuovi firmware per la serie S, e sono usciti in questi giorni, usciranno a breve, adesso non mi ricordo le date di lancio, i nuovi firmware per quanto riguarda anche GH5S, G9 e G100. Trovate tutte le informazioni sui comunicati stampa sul sito di Panasonic. La cosa sicuramente più interessante per i possessori di GH5S è il supporto per i video RAW quando si registra in esterno. Quindi anche GH5S da adesso potrà registrare in Apple ProRes. Quindi
continuiamo ad alzare il livello delle nostre attrezzature senza creare macchine nuove, ma cerchiamo di spremere il vostro prodotto finché chiaramente l'hardware lo consente. Questo è una cosa molto importante che ci tengo a sottolineare. L'abbiamo visto con GH5, nata nel 2017, con l'ultimo aggiornamento pochi mesi fa. Non abbandoniamo mai i professionisti, cerchiamo di dare sempre il massimo, facendo degli importanti upgrade nelle camere e videocamere. È una cosa molto importante per chi le acquista praticamente. Sì, assolutamente, assolutamente. E, bene, guardo se c'è qualche altra domanda, Fabio. Io volevo stare in 45 minuti per non diventare troppo lungo. E non mi sembra che stiano arrivando altre domande. Se intanto aspettiamo ancora un paio di minuti, se qualcuno ha qualche curiosità su dove trovare GH5, che ricordo in fase di lancio, GH5 Mark II, faccio vedere lo spoiler anche della scatola, GH5 Mark II. Che avrà un'offerta lancio dove ricordo regaleremo una lente 50 mm f1.7, o meglio 25 mm 50 mm equivalente full frame 1.7 e la DLK22 che è la nuova batteria più performante rispetto a quella del modello precedente. Basta comprare la macchina entro fine agosto e fare la registrazione sul sito entro metà settembre per avere in omaggio questi due accessori. Farsi rispedire a casa propria. Vediamo se qualcun altro ha fatto qualche domanda. Se no, Fabio, se non hai aneddoti da raccontare, possiamo. Guarda, no, aneddoti no, stiamo per ripartire, diciamo, vedi, ne parlavamo prima, quindi a breve abbiamo dei lavori da fare, diciamo, ripartiamo con i matrimoni, abbiamo matrimoni in Croazia, in Germania, abbiamo la costiera, abbiamo la Toscana, tanti matrimoni qui in Puglia, quindi si riprende con il discorso della wedding, che forse era il settore che era rimasto un po' più bloccato. E come workshop hai qualcosa in programma? Visto che adesso pian piano si inizia a far tutto. Allora, come workshop, allora sì, abbiamo fatto uno a Napoli, poi a parte che mi capita sempre di fare one to one, infatti a luglio ne farò uno one to one in Calabria con un collega calabrese e ora stiamo iniziando ad organizzare per novembre, perché ovviamente da ora fino ad ottobre magari facendo workshop sul discorso della videografia di matrimonio, quindi Certo. siamo tutti impegnati e da novembre dovremmo ripartire con dei workshop, con più di un workshop, in modo da coprire un po' tutto il territorio italiano. Quindi magari se uno qui in Puglia, uno magari a centro Italia e poi uno anche a nord Italia, in modo da coprire un po' tutta la nazione. E poi ne avevo qualcuno in Bene, sospeso all'estero, e quindi dovremmo riprendere i discorsi perché erano programmati per il 2020 e poi è andata così. bisogna capire come ci si arriva all'estero in questo momento. Sì. Va bene, dai, prima di salutare tutti, ricordo a tutti i nostri followers di seguire Instagram. Stiamo facendo in questo momento c'è una storia su Giorgio Galimberti. Se volete fargli delle domande sulla sua tecnica fotografica piuttosto che su alcune funzioni che utilizza sulle nostre fotocamere, è chiaramente un approccio più fotografico e non videografico, però potete fare qualsiasi domanda e poi lui nei prossimi giorni vi risponderà con delle stories. Quindi seguite anche il nostro canale Instagram e se siete curiosi di fare qualche domanda a Giorgio in questo momento. Potete fargliela. Io ti ringrazio Fabio come sempre e a Ok. questo punto aspettiamo il 24 e 35, vediamo quando arrivano e vediamo un po' i feedback che arrivano dai nostri utenti su GH5 e 50 Sì, tanto quando arrivano quelle nuove, ora appunto sono le lenti perfette per wedding, quindi appena mm. arrivano Ottimo, saranno subito consumate, tra virgolette. perfetto. Ciao Fabio, ci sentiamo prossimamente. Ok, a Buon presto, lavoro. grazie a voi. Ciao Ciao a tutti, Luca, ciao a buon tutti. lavoro. Ciao ciao.